Verrà riconsegnata sabato 10 febbraio la storica sede del municipio di Barisciano, danneggiato dal sisma del 6 aprile. Si terrà sabato 10 febbraio, infatti, la cerimonia di rinaugurazione e riapertura della sede storica del municipio di Barisciano, gravemente danneggiato dal sisma ed ora reso nuovamente agibile e a servizio della comunità. Grazie ai fondi stanziati dalla delibera CIPE 135 del 2012, messi a disposizione dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione del Cratere, di cui è titolare Pari Esposito, pari a oltre 1.500.000. 200.000 euro e altre risorse del comune per ulteriori 200.000 euro con il supporto del provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Molise che ha svolto il ruolo di stazione appaltante dell'intervento. In meno di due anni sono stati completati i lavori di recupero e miglioramento sismico volti a salvaguardare le caratteristiche dell'edificio, a ripristinare gli elementi di notevole valenza architettonica e a eliminare le carenze strutturali ripristinando la funzionalità dei locali e adeguandoli alle normative vigenti. Il municipio verrà intitolato a Paolo Borsellino e Giuseppe Falcone e dopo la posa delle bandiere presso la rinnovata sala consiliare interverranno, oltre al sindaco Francesco Di Paolo, tante altre autorità, compreso Fabrizio Barca, già ministro per la coesione territoriale e il dottor Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma ci saranno anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e tanti altri ospiti di spessore.